Io l'importanza della giornata della memoria l'ho capita quando per la prima volta nella mia vita mi sono resa conto che nessuno intorno a me sapeva cosa fosse. Questo perché quando mi sono trasferita in Australia ho realizzato che qui una giornata della memoria non c'è. Ogni anno invece io ero abituata a prendermi quel giorno per riflettere sulle parole Shoah, libertà, leggi razziali, campi di concentramento, campi di sterminio. Forse probabilmente non avevo neanche mai apprezzato appieno quanto fosse fondamentale per ogni essere umano questa giornata. Mentre invece dall'altra parte del mondo, nel mezzo di una pandemia, più che mai ho sentito il bisogno di questa giornata, perché la memoria è quello che ci resta per imparare dal passato, per onorare chi ha dato la vita, per la libertà che abbiamo e anche per non dimenticare mai e per non ripetere mai quello che è successo. E la storia è quello che ci resta e fa parte di noi, fa parte non solo di chi siamo come genere umano, ma anche come singoli individui. Perché la libertà che abbiamo adesso, le scelte che possiamo fare, sono influenzate dalla storia e influenzeranno la storia. Ed è per questo, secondo me, che la storia è importantissima e va studiata, va approfondita, va ricercata. Proprio perché va di pari passo con la nostra libertà. Mi viene in mente Antonio Gramsci che ha lottato tantissimo per la sua libertà di espressione, per la libertà di esprimere le sue idee antifasciste e dalla prigione addirittura scrisse che lo studio è un mestiere faticoso. E questo credo perché dallo studio, dalla ricerca del sapere, dalla ricerca della conoscenza, è proprio da questo che si ottiene la libertà, quella libertà intellettuale, la libertà di farsi domande, di cercare le risposte. E mi viene anche in mente il motto che si leggeva all'ingresso dei lager nazisti, il lavoro rende liberi. E mi sembra quasi in contrapposizione con quello che diceva Gramsci, che lo studio è un mestiere faticoso proprio perché ti dà questa libertà. Da questa conoscenza, mentre invece il lavoro manuale, certo, ha il suo scopo ed è assolutamente una parte nobile della nostra vita, ma la nostra libertà intellettuale viene dallo studio, viene dalla conoscenza, dalla volontà di arricchirci. E quindi credo che in un momento come questo sia molto importante riflettere sulla giornata della memoria, sulla possibilità che abbiamo di ricordare e sulla possibilità che abbiamo di arricchire la nostra conoscenza. Su quello che è successo, ricercare sempre di più questa libertà, cercare sempre di più di arricchirla e non dimenticare di usare questa libertà che abbiamo e che altri hanno lottato perché noi potessimo averla. E sicuramente ci ricordiamo di apprezzarla e di rispettare anche la libertà degli altri. Credo che questa giornata della memoria non sarà mai in vano, ecco.